Rivivere il centro storico, questa è l'idea alla base della manifestazione Itinerari del cuore e dello spirito a Chiaravalle Centrale. Tantissimi turisti e visitatori hanno affollato i rioni Vignale e Cappella, accolti dalle tavole imbandite preparate dai residenti. Una vera festa dello stare insieme, molto apprezzata e sicuramente da ripetere. La giornata si era aperta con la presentazione del libro Maramenti di Barbara Froio, Profumo e ricette della tradizione. Veramente, questa sera abbiamo il piacere di avere con noi Barbara Froio, l'autrice di un libro che si chiama Maramenti, cioè mi ricordo qualcosa. Ecco, tutti noi abbiamo forse nelle nostre case un quadernino su cui annotiamo le ricette che abbiamo imparato dalle nostre mamme e dalle nostre nonne, però non abbiamo avuto nessuno di noi l'idea di farne un libro, come ha avuto invece Barbara Froio. Barbara Froio è una collega, è un'ex insegnante di scuola primaria e adesso in pensione, quindi una volta che si finisce di lavorare con i bambini si ritorna a lavorare per gli adulti, con la passione della cucina naturalmente, perché se prima non c'è la passione della cucina è ovvio che non viene il desiderio di trasmettere agli altri quello che uno prepara. Quindi questa sera veramente ci godremo questo momento e ci gusteremo come sapori, come odori, come profumi, come ricordi il libro di Barbara, Maramenti. Non solo profumi, perché poi avete pensato anche di allestire un percorso guidato all'interno degli antichi rioni Cappella e Vignale. Sì, allora noi come Borgo della Salute organizziamo sempre qualcosa che possa mirare a far nascere benessere nelle persone, perché diciamo che salute non è soltanto assenza di malattia, è anche benessere fisico, psicologico, spirituale, emotivo, un po' tutto. Quindi nel momento in cui ci si riunisce, si sta insieme, ci saranno anche i momenti di convivialità, abbiamo 4 punti di convivialità questa sera. Proprio sulla scia del libro di Barbara con le ricette tradizionali. E poi riscopriremo questo, riscopriremo, cioè noi che lo conosciamo lo riscopriamo, ma ci sono tanti turisti quest'anno, veramente girando per le strade vedo tanti visi nuovi e allora è bene che conoscano questi nostri borghi, queste nostre parti del paese che purtroppo adesso sono deserti, ma piano piano si stanno ripopolando perché mi pare che il Vignale sia, alcune case sono abitate da, nostri amici extracomunitari, la Cappella, alcune case sono state acquistate. Non a un prezzo eccessivo, poco prezzo, poi l'hanno naturalmente restaurate da turisti, da persone che vengono, si innamorano di questo posto e poi scoprono e si comprano una casetta e poi tornano ogni estate. Quindi sarà questo percorso come successivo a quello che è stato già fatto giorno 2. Quindi abbiamo chiamato itinerari del corpo e dello spirito, del cuore e dello spirito, giusto? Quindi, ok, a buona serata a tutti, speriamo che ci sia molta gente che possa godere di questi momenti. E Grazie. allora, all'autrice Barbara Froio, innanzitutto, da cosa è nata l'ispirazione per questo libro? Si arriva ad un certo punto della vita in cui decide che è arrivato il momento di fare quello che ti piace fare. Logicamente, dopo una vita di lavoro, di un buon lavoro, l'ho fatto con passione, quindi sono andata avanti. Però poi sono partita dai miei figli. Io ho 4 figli e 3 sono emigrati. Una delle piaghe della nostra società. E allora chiedevano: mamma, come devo preparare questo? Come devo preparare? E io sono partita con un blog di cucina. Io qui di computer e di social non ne sapevo niente, però per amore dei figli, per passione si fa questo. E poi da lì è nata cosa su cosa, avendo ancora in quei tempi, adesso non c'è più, e mia mamma, ho pensato di scriverle. Perché una cosa è tramandarle a voce, però metterle per iscritto, per lasciare qualcosa ai nostri ragazzi, in primis ai miei figli, in modo che abbiano delle radici, altrimenti noi come identità non avremmo niente, perché in fase di globalizzazione, come siamo oggigiorno, l'estero ci bombarda di novità, buone o cattive che siano. Però prima di tutto avviene la nostra identità culturale, perché il piatto non è soltanto qualcosa che si mangia, quindi che appaga i sensi, ma è qualcosa soprattutto che mi identifica come persona, perché anche se io ho scritto nella traccia, nel sottotitolo del libro Ricette su Varatane, però sono le ricette del nostro territorio, tutte con quelle varianti normali.
che ogni famiglia, che ogni massaia, però è la nostra identità, è la nostra radice, e noi adulti abbiamo questo grande impegno, lasciare ai nostri ragazzi il nostro passato. Le posso chiedere una ricetta su tutte che lei consiglia, insomma, per ricordare la nostra grande memoria culinaria e gastronomica? Siccome sono di Soverato Superiore, io dico che la nostra ricetta, la mia ricetta tipica, proprio quello che mi identifica, sono i melanzanicini. E sono quelle che facevano le nonne, che fa noi. Oppure la pita avanti curno, la chiamiamo, però le melanzane ripiene sono proprio il nostro piatto identitario, tenendo presente che anche ultimamente nel mese di luglio hanno ottenuto la denominazione d'eco, e quindi ci teniamo ancora di più a farli conoscere e a valorizzarle. Sì, ecco, continuiamo sulla scia appunto della riscoperta dei nostri borghi, abbiamo visitato il Rione Cono e stasera siamo Rione Cappella e Vignale. Anticipiamo questa visita con la presentazione di un libro e di una nostra conterranea, di una nostra amica, perché è Barbara Froio di Soverato, è un libro di ricette dei piatti della nostra tradizione. E quindi pensiamo che sia un momento opportuno e quindi consono alla serata per divulgare l'opera di questa donna di forte iniziativa, perché poi oltre a scrivere il libro di ricette ha creato anche un blog e un home restaurant, quindi lei riceve a casa sua degli amici e invita le persone che vuole ad assaporare appunto i piatti tipici che sono soveratani, ma sono anche i piatti chiaravallesi. Dopo la presentazione del libro, vi è la visita guidata dei Rioni Cappella e Vignale addobbati per la festa. In tarda serata, conclusione in musica con un concerto nella chiesa del Cuore di Gesù. Thank you.